Dasein, mi trovo qui ai giardini Margherita a Bologna e sta per arrivare un temporale e oggi ho seguito le prime lezioni di filosofia e in particolare eh, ho seguito le ore di logica quindi volevo fare un'introduzione alla logica. Alla logica in particolare a partire da Aristotele, secondo quello che ha detto il nostro professore, il professor Gerardi. Eh, quindi questo è un po' il riassunto della, delle, dei contenuti espressi nelle lezioni di oggi. La logica è una disciplina tecnica che ha a che fare con materie come la matematica, l'informatica e anche la filosofia. Quindi il primo monito è non dimentichiamoci che la logica è partita dalla filosofia. Eh, la logica che cosa si pone come compito? Quello di analizzare argomentazioni eh, a partire dalle forme e prescindendo il più possibile dal contenuto. Questo non vuol dire che bisogna distaccarsi totalmente dal contenuto perché si, eh, se ci si distacca troppo dal contenuto si arriva a una logica formale sterile, priva di significato. Invece i in contenuti, per esempio gli esempi, sono fondamentali per capire il senso della logica. Eh, la logica che, che, che adesso viene considerata logica è quella che viene chiamata logica classica, la logica classica è quella nata alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento, espressa da Frege, Russell, Wittgenstein e in particolare anche dal matematico David Hilbert che ha riscritto tutta la matematica a partire da degli tutto in, in modo deduttivo, ha riscritto, ha voluto dare un fondamento a tutta la matematica, infatti suo, la sua opera si chiama Grundlagen, qualcosa che vuol dire fondamenti della matematica. Eh, però l, 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 il filosofo di riferimento è sempre Aristotele. Aristotele è proprio l'Ipsedixit, cioè il, il maestro, no? quello a cui ci si riferisce quando si parla di logica, perché è stato lui che l'ha introdotta per la prima volta, lui ha espresso tutti i concetti più importanti che poi sono stati alla base della logica e, e quindi mh, ci si riferisce spesso a lui, insomma, sempre a lui, anche quando lo si nega, anche quando si costruiscono delle logiche che nulla hanno a che fare con Aristotele. Eh, in particolare la logica è stata affr affr affrontata nell'Organon, ad esempio, e dove ha mh, Aristotele ha eh, espresso i principi logici assoluti dell'essere, eh, cioè, fondando appunto la metafisica. La metafisica mh, che è quella poi del libro che dobbiamo studiare di Giovanni Reale, eh, che Aristotele però non ha parlato di metafisica, quella è stata la prima, eh, la prima considerazione che ha fatto il prof, ma di filosofia prima. Che sarebbe l'ontologia della scienza dell'essere, cioè quella che ricerca, studia le proprietà dell'essere. Quindi eh, la, la logica, in particolare la filosofia, prima deve ricercare le cause prime dell'essere in quanto essere. E, eh, poi Aristotele chiaramente ha ehm, ispirato poi tutte le scuole successive, Platone, le scuole che ha più a che fare con la dialettica che con la logica come le intende Aristotele, le scuole megariche, le scuole stoiche, le scuole scolastiche, Leibniz, fino a Kant che ha scritto anche lui un trattato di logica. Per esempio anche Hobbes nel suo De Corpore eh, dice che la logica è propedeutica al sapere, cioè non si può eh, pensare di sapere senza studiare la logica, quindi la filosofia, come dice Aristotele, non si può studiare la filosofia senza studiare la logica. Ehm, per Aristotele, quello abbiamo fatto una lettura del, tratta appunto dalla metafisica, l'essere e ehm, l'uno sono la, le medesime cose, quindi la prima cosa che studia la logica è l'identico, il simile, quello è uno dei principi. Della logica aristoteca, il principio di identità. Ogni cosa è, è identica a se stessa. Identico e simile sono due cose diverse. Infatti, anche Leibniz ci permetterà di distinguere tra identico e simile. Lui eh, dice: due cose sono identiche se sono, cioè sono uguali se sono identiche sotto ogni aspetto. Sono, eh, in quel caso potremmo dire che A uguale ad A, principio di identità solo A è uguale ad A, se scriviamo A uguale a B può essere vero, se in, in informatica per esempio abbiamo una casella dove in A mettiamo 3, in B mettiamo 3, allora A è uguale a B, ma A è uguale, non è uguale a B dal punto di vista formale, dal punto di vista di lettere, sono diverse, quindi non sono indiscernibili, non sono eh, identiche, no? ma sono simili in qualche modo, eh, potremmo dire così. Ehm, poi, um, alla scienza, a questa scienza unica com, com, m, compete non solo lo studio dei simili, degli identici, ma anche dei contrari, che si ottengono attraverso la negazione o la privazione, quindi negando totalmente A, quindi abbiamo non A, oppure negando alcune proprietà di A, quindi privando A di alcune proprietà. e, e Così si esercita in qualche modo la negazione. Ehm, anche lì si annunciano dei, dei principi importanti, no? quindi si arriva a studiare il diverso, il dissimile, l'ineguale e si annunciano dei principi importanti, no? che eh, è il, per esempio il principio del terzo escluso, terzium non datur, quindi se abbiamo una proposizione o è vera o è falsa, non può essere entrambe le cose. A or no, not A sarebbe nella logica. Eh, e poi la logica studia anche le contraddizioni, come a un certo punto si arriva attraverso il ragionamento ad arrivare ad, ad affermare A e a negare A, quindi la, la, le cosiddette antinomie, anche queste fanno parte della logica. Infatti, per Aristotele ci sono tre modi di argomentare che sono stati usati e sono usati dai filosofi. La logica, come la intende lui, do, cioè delle, dei tecniche di ragionamento silogistiche, sì, no? che vengono affrontate negli analitici primi e secondi di Aristotele, eh, dove a partire dalle ipotesi si, fa, si fanno una catena finita di deduzione e si arriva a, ad annunciare, eh, denunciare una tesi. Oppure c'è la dialettica, la dialettica dove si confronta la tesi con l'antitesi, qualcuno diciamo propende per la tesi, qualcuno propende per l'antitesi e si arriva a una sintesi, non lo so. Per esempio in Platone interessantissimo questo dialogo, l'isite, l'iside, un dialogo poco conosciuto dove si tratta del tema dell'amicizia questi giovani si, ne ho parlato anche in un altro video, si confrontano sul tema dell'amicizia, sono più amiche due persone che sono simili tra loro e che sono diverse tra loro e alcuni sostengono una tesi altri l'antitesi e non si arriva a una conclusione, non si arriva a una sintesi è un dialogo aporetico, cioè senza eh, diciamo arrivare a una conclusione, quindi la, la dialettica per Aristotele si muove a tentoni, la vera scienza logica esatta è quella dei silogismi, un silogismo Tipico è quello universale di Barbara. Non so perché si chiama così, forse voi potrete dirmelo: tutti i greci sono filosofi, tutti i filosofi sono uomini, quindi, ergo, tutti i greci sono uomini. A partire da due affermazioni, due enunciati, se ne deduce un terzo. Questo è il silogismo. Ed infine, la. Mh, un altro modo di argomentare, oltre a quello logico, quello dialettico, c'è cioè quello sofistico, quello dei sofisti, che in realtà creano una, una conoscenza apparente, a partire da un ragionamento apparente, un ragionamento che fa dei pseudoragionamenti, quindi sono dei ragionamenti inesatti, ad esempio la catena circolare, no? accettare la tesi come l'ipotesi. Molti studenti anche a scuola devono dimostrare che una certa tesi, l'assumono come ipotesi, l'hanno già dimostrata. Quindi questo è un ragionamento circolare, un'eterna ghirlanda brillante, interessante questa eh, come è stata definita appunto? Abbiamo parlato di questo eh, libro su Gödel, che eh, nel 1931 dimostrò l'inconsistenza della matematica. Non si può dimostrare che la matematica è consistente partendo dalla matematica stessa, bisogna uscire dalla matematica, fare un atto di fede in sostanza. Vabbè, ma comunque adesso non mi metto a parlare di questa cosa, se no non finisce più il video. Per fondare una logica coerente, esatta, giusta, secondo Aristotele bisogna assumere degli assiomi, che non sono gli assiomi di Euclide, gli assiomi come li intendevo. Gli assiomi, per esempio, della geometria, ma sono degli assiomi che sono trasversali a tutte le scienze, diciamo, indiscutibili, sono verità universali indubitabili che vengono assunte da, a, in tutte le scienze. Principi validi per tutti gli esseri: eh, non, possono, mm, non possono essere delle ipotesi e non vanno dimostrati. Ok, quello, quello diceva. Mm, quindi arrivano prima delle scienze particolari, anche Aristotele diceva, anche la fisica di Parmenide, che non ha proprio fisica, no? solo l'essere può essere pensato e non essere invece non è, non può essere pensato. Eh, mh, diciamo, non è una, una sapienza prima, perché non, parte, non è un ragionamento logico il suo, è un assunto, è un'ontologia anche quella, però ehm, non viene assunto come principio. Insomma. Quindi, eh, la, lui a Parmenide studia la natura, dà un significato alla natura, però deve partire comunque anche lui dalla logica. Quindi, i geometri e i matematici studiano delle scienze particolari ma anche loro devono partire dalla logica se non hanno un impianto logico non possono fondare la loro scienza benissimo quindi eh, qual è il primo assioma il principio il primo assioma è il principio di non contraddizione che di, recita così Aristotele è impossibile che la stessa cosa appartenga e non appartenga alla stessa medesima cosa secondo lo stesso rispetto cioè, per esempio, è possibile che l'umanità appartenga a Socrate e che l, eh, la non umanità appartenga a Socrate nello stesso momento. Socrate è umano oppure non è umano. Insomma, se hai un cane che si chiama Socrate, è un cane, non è umano. Okay? Quindi, eh, anche la fanciullezza, lì, la fanciullezza potrebbe essere hm, fuorviante, perché la fanciullezza appartiene a Socrate, sì, gli è appartenuta, adesso non gli appartiene più. Quindi, se diamo una successione temporale possiamo cadere in contraddizione. infatti Aristotele dice pare che Eraclito abbia detto che invece il principio di contraddizione non è valido se io guardo il fiume, poi lo guardo due minuti dopo e non è più lo stesso fiume no? il pantarei tutto scorre di Eraclito quindi si arrivano alle logiche pare consistenti, cioè le logiche che non assumono per vero il principio di contraddizione, per esempio il linguaggio mistico il linguaggio della fede, infatti anche Tertulliano diceva credo quid absurdum, credo solo alle cose che sono assurde, che sono contraddittorie quando ci vuole un atto di fede io posso non far valere il principio di contraddizione, ma non siamo più nel campo della filosofia. E anche nelle teorie degli insiemi, per esempio eh, Cantor, che era stato maestro di Husserl, eh, ha un grande matematico che ha voluto fondare tutta la matematica e costruire tutta la logica matematica a partire eh, dalla teoria degli insiemi. Eh, però è arrivato anche a delle contraddizioni, è arrivato a delle cose incredibili, lo vedo ma non ci credo, è andato a scoprire che un segmento per esempio contiene gli stessi numeri di punti di un quadrato o di un piano, quindi è un po' uscito di testa, infatti poi è stato ricoverato in una clinica psichiatrica ha impazzito. E anche la, la fisica quantistica, per esempio, mentre la redattività si è detto che assume comunque per vero il principio di contraddizione, la fisica quantistica col dualismo di Bohr, onda corpuscolo, per esempio, il fotone sia onda che corpuscolo, oppure il gatto di Schrödinger che è nella scatola o non è nella scatola, contemporaneamente sono delle negazioni del principio di contraddizione. Quindi continuiamo però con quello che dice Aristotele. Questo principio di non contraddizione è il principio di tutti gli altri assiomi, il principio di base di tutti gli altri assiomi. E il, mat eh, il matematico che vuole fare una dimostrazione non può non seguire questo principio, l'abbiamo già detto. Okay? Per esempio, noi non possiamo dire che per due punti passa una sola retta e poi do, dopo un po' diciamo che per due punti non passa nessuna retta o che passano infinite rette. No? Questi sono stati dei modi di negare il, il quinto postulato di Euclide e fondare delle geometrie non euclidee. Cioè se noi neghiamo gli assiomi, non è che non esiste la realtà che, che viene di conseguenza dalla negazione degli assiomi, esiste un'altra realtà però, che non è più di è diversa da quella che abbiamo eh, creato assumendo per veri certi assiomi, diciamo così insomma. E, quindi, ehm, Qualcuno può... Uh... Dire che si deve dimostrare, però insomma, se noi assumiamo che questa catena di dimostrazioni, di enunciati deve essere finita, eh, prima, o po eh, prima o poi dobbiamo, andando a ritroso dobbiamo trovare un enunciato primo, un assioma che è vero in assoluto che non va ulteriormente dimostrato. Infatti, poi da questo arriva poi anche la dimostrazione di Aristotele dell'esistenza di Dio come motore immobile, come ha fatto San Tommaso, no? la, la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Quindi, se eh, andando a ritroso, come ha fatto Leibniz, a partire da una tesi, noi vogliamo risalire alla causa prima, l'ipotesi prima, al primo poi ci dobbiamo fermare, ci dobbiamo fermare a questa assioma. Ok? Quindi non si può eh, dimostrare quindi questa assioma per via diretta, ma si può dimostrare per via indiretta, cioè lo possiamo dimostrare per confutazione o per assurdo, come si fanno certe regole matematiche, ad esempio l'esistenza dei numeri irrazionali è stata dimostrata per assurdo. Cioè, supponiamo che eh, non esistano numeri irrazionali, allora, insomma, ok? Quindi eh, supponiamo che non sia valido il principio di contraddizione succedono dei casini insomma e quindi il principio di contraddizione deve essere valido se potessimo predicare tutto il contrario di tutto sare non sarebbe meglio che non dicessimo più niente ok quindi questo è quello che dice Aristotele perché per esempio per esempio dell'uomo e della trireme se l'uomo è dotato di tutte le proprietà della trireme e anche delle proprietà che non ha la trireme e la trireme è dotata di tutte le proprietà che ha l'uomo e anche di tutte le proprietà che non ha l'uomo l'uomo e la trireme sono indistinguibili sono la stessa cosa e quindi non ha senso parlarne se così per tutto, non ha senso parlare di niente, e quindi è meglio buttarsi nel pozzo, come dice il prof. Um, a chi dice il vero insieme e, e il falso insieme, sarebbe meglio che non parlasse e quindi. Eh, L'uomo si trova in queste condizioni di dover per forza accettare il principio di non contraddizione. Ecco l'ultima conclusione che vorrei fare: una conclusione mia sui ragionamenti sofistici, ehm, che sono delle fallace logiche. Io ho fatto vari video sulle fallace logiche, le, 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 come si chiamano le, le false teorie della mente, insomma, le, le, le trappole mentali. No? Sono dei ragionamenti sbagliati che noi applichiamo nella vita. David Hugh per esempio, aveva contestato il principio di causalità eh, post hoc, ergo propter hoc, cioè se due eventi vengono visti insieme, allora si pensa che siano collegati, cioè se uno viene prima dell'altro, allora si pensa che tutte le volte che viene uno, allora arriva anche l'altro. No? Eh, quindi si crea, dà un nesso. Cronologico si crea un nesso logico, è sbagliato, no? per esempio la pubblicità ci inganna su questo: noi pensiamo che assumendo le merendine del Mugno Bianco avremo una vita felice e quindi siamo portati ad assumere le merendine del Mugno Bianco, ma questo vale per tutto. Noi pensiamo che vestendoci in un certo modo, con dei certi brand, saremo fighi, avremo una vita felice, non è detto, magari a qualcuno può capitare quello che contestava De Dium: quando due eventi si presentano uno dopo l'altro, noi possiamo dimostrare che sono veri per il passato, se che sono veri per il presente, ma non potremo mai dimostrare che sono veri per il futuro e quindi qui la logica rischia di ingannarci. Arrivederci a tutti perché adesso sta per arrivare un uragano.